Sembrava ormai quasi un mistero. Perché non viene ufficializzato? Cosa c'è dietro? Cosa ci stanno nascondendo? Nulla. Semplicemente era questione di giorni. Come vi riportiamo da mesi, come vi riportiamo veramente da tantissime settimane, Cristiano Giuntoli arriva alla Juventus. Cristiano Giuntoli arriva ufficialmente alla Juventus. E il nuovo direttore sportivo della Juventus, è arrivato il comunicato ufficiale, sono arrivate le foto di rito, scopriamo tutto nei dettagli oggi qui su FCM News Sport. Qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende della Juventus. Quindi se vi va, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche. E allora andiamo alla notizia, perché questa è una notizia importante. È una notizia che sposta chiaramente gli equilibri del mercato Juventus e della storia della Juventus, perché questa ufficialità era nell'aria, lo sapevamo. Giuntoli era una figura indispensabile per il nuovo processo Juve, ma tardava ad arrivare, quindi era subentrata ai tifosi della Juventus una sorta di "e ora che succede? Cosa stanno aspettando ad ufficializzarlo? Perché ancora si perde così tanto tempo? Perché Spalletti è stato annunciato via dal Napoli un mese fa e lui invece ancora no?" Settimana scorsa è arrivata l'ufficialità della risoluzione contrattuale col Napoli, oggi arriva l'ufficialità con la Juventus. Andiamo a leggere il comunicato. 51 anni, nato il 12 febbraio 72 a Firenze, Cristiano Giuntoli alle spalle una carriera di direttore sportivo che parte dallo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui c'entra 4 promozioni in 5 stagioni. Arriva al Napoli nel 2015, con cui vince il campionato 22-23. Ora Giuntoli è con noi. In bocca al lupo Cristiano Giuntoli e benvenuto alla Juventus. Un attestato di stima evidentemente per la Juventus, che aspettava questo tipo di situazione, cioè aspettava la Juventus una figura del genere, anche perché, diciamoci la verità, dobbiamo anche essere abbastanza sinceri. Il tracollo Juve e la fine della Juventus per come l'abbiamo conosciuta in questi giorni dipendeva, o meglio, è partita da quando è andato via un certo Beppe Marotta. Beppe Marotta è una figura importante non solo fuori ma dentro il campo, non era soltanto un uomo che faceva mercato, ma era anche un collante tra la dirigenza e una squadra, era una figura rappresentativa anche al di fuori del campo, era uno di quelli che quando c'era da metterci la faccia ci metteva la faccia, ed era anche uno di quelli che aveva una rete fitta di contatti che gli consentiva di fare delle operazioni di mercato meravigliose, cosa che stiamo vedendo ora, o inevitabilmente lo stiamo vedendo anche con l'Inter, perché con l'Inter, lui prende l'Inter non esattamente brillante, e gli ultimi anni all'Inter sono stati esaltanti, poi prende l'Inter e la porta a vincere lo scudetto attraverso delle figure di riferimento, perché lui si ritrova come allenatore Spalletti, ma poi sceglie personalmente Antonio Conte, dà poi fiducia a Simone Inzaghi, e gli anni dell'Inter di Marotta sono stati vincenti. Ecco, alla Juventus da quando è andato via Marotta serviva una figura del genere, una figura importante sia dentro che fuori dal campo, una figura rappresentativa, una figura tosta, come lo è Giuntoli. Giuntoli non pensate che sia uno facile da gestire, è uno che con cui i rapporti vanno tenuti forti, cioè un bel carattere Giuntoli, ecco. Ed è per questo che anche lui, esattamente come Marotta, ha una rete incredibile di contatti che gli consente di fare mercato in maniera eccezionale. È lui che il Napoli targato Spalletti è un Napoli obiettivamente creato da Giuntoli, perché è lui che sceglie Giuntoli, ma è anche lui che sceglie di tagliare molti dei capisaldi di quel Napoli. Vi ricorderete Mertens, Insigne, Koulibaly, Ospina, Fabian Ruiz. Una demolizione del genere avrebbe buttato giù il morale a qualsiasi tifoseria e a qualsiasi squadra. Lui invece cosa fa? Prende questi giocatori, li mette da parte, capisce che è il momento di smaltire la rosa attraverso l'abbassamento del monte ingaggio, l'abbassamento dell'età media, e ti va a prendere i giocatori sconosciuti ma che ti fanno roba incredibile. Ecco, quando John Elkan probabilmente ha visto questo tipo di situazione, ha detto "è quello che serve a noi, perché anche noi dobbiamo abbassare l'età media, perché anche noi dobbiamo abbassare il monte ingaggio, perché anche noi abbiamo bisogno di giovani giocatori sconosciuti che però devono essere rilanciati". Ed ecco che Cristiano Giuntoli diventa la figura perfetta per la Juventus, figura perfetta anche perché a lui, dopo Carpi e Napoli, serviva l'ultimo step, cioè quello della grandissima squadra, ma arriva nel momento perfetto, arriva nel momento giusto, e lo ha confermato anche Sarri, che con Giuntoli ci ha lavorato. Sarri qualche giorno fa ha avuto un'intervista proprio direttamente con
con la Juventus, ha avuto un'intervista con Pedulla dicendo la Juventus purtroppo, perché ci tiene a sostenere, purtroppo evidentemente i rapporti tra Sarri e Juve non sono, non si sono ancora solidificati, anzi non si sono ancora risanati. Ecco, lui dice purtroppo la Juventus ha preso un fenomeno, perché in quello che fa Giuntoli è un fenomeno, perché prendere una squadra come il Napoli e fargli vincere lo scudetto dopo 30 anni non è semplice, prendere una squadra come il Napoli dopo quella stagione lì, perché ricordiamoci che il Napoli veniva da, ve l'ho detto, da una demolizione ed ha creato invece un impero. Ora però viene il bello, ora però viene il primo compito, abbiamo detto sarà quello di smaltire la rosa e quindi abbassare l'età media, abbassare il monte ingaggi, come attraverso una serie di operazioni. Prima tra tutti mi viene da pensare quella di Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci che inevitabilmente dovrà essere messo sul mercato. Lui è uno di quelli come Kalidou Koulibaly, cioè ha fatto la storia di quel club, ma ora è giunto il momento di dirsi addio. Così come Alexandro. Alexandro è uno che ha fatto tanto con la Juventus, ma ora è il momento di dirsi addio, perché guadagna tanti soldi, troppi soldi, e quindi guadagnano entrambi troppi soldi per quello che hanno dato, e quindi è giusto muoversi, perché Giuntoli è molto bravo ad acquistare giocatori magari non esattamente conosciutissimi, ma che poi ti rendono bene, ma è anche molto bravo a vendere, perché molti in questi giorni, pur di screditare quello che è il lavoro fatto da Giuntoli, perché chiaramente ha costato alla Juventus, allora hanno cominciato a prendere i famosi flop presi in questi ultimi anni da Giuntoli e li hanno messi in vetrina dicendo guardate, anche Giuntoli prende gli scarti, anche Giuntoli ha preso i pacchi, anche Giuntoli ha fatto degli acquisti sbagliati. Sì, è vero, ma li ha saputi rivendere. E questa è l'abilità di un direttore sportivo all'altezza. Non è prendere tutti i fenomeni, perché quello è impossibile, perché sarebbe troppo facile, se no. La vera abilità di un grande gestore di calcio, un grande direttore sportivo, è quella di prendere giocatori anche non bravi, ma saperli rivendere. Saper rivendere gente come Zuniga, come Unas, come Petagna, giocatori che non sono stati all'altezza, giocatori non esaltanti, ma che comunque li ha saputi prendere e rivendere. Cosa che la Juventus in questi anni non ha saputo fare. Che la Juventus ha svenduto gente come Mandzukic, come Higuain, come Cristiano Ronaldo. Potrei andare avanti, perché i giocatori che la Juventus ha dovuto quasi o svendere o addirittura rescindere, mi viene in mente Matuidi, una serie di giocatori, Khedira, la Juventus ha dovuto chiedere per favore fattene, ti paghiamo noi per andartene. Questa la vera beffa di questa Juventus. Con Giuntoli io spero che questo sia finito, con Giuntoli io spero che tutto questo sia terminato, e quindi benvenuto Cristiano Giuntoli, un tipo di operazione che serviva veramente tanto. E ora, io credo che oggi ufficialmente riparte il nuovo corso Juventus. Partono le vere strategie della Juventus. Vendere per comprare, ma comprare bene senza strafare. Questo sarà il nuovo obiettivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus.